Molto bene, vediamo che continua questo uptrend, sicuramente un po' di consolidamento, ma rimane l'uptrend. Riteniamo che questa trend per il momento continua. A livello tecnico anche gli indicatori di breve periodo sono positivi, quindi non pensiamo che ci sia ancora un top, questa trend potrebbe ancora continuare, le notizie sono abbastanza anche buone, anche la confidenza dei piccoli business negli Stati Uniti è buona, questo commento anche del fund manager Devin Topper è stato positivo, quindi per il momento rimaniamo positivi nel breve termine così come nel medio e nel lungo. Certo, positivi che cosa significa? Dal punto di vista strategico vale la pena movimentare il portafoglio oppure mantenere le posizioni prevedendo comunque possibili storni? Sicuramente degli storni ci potrebbero essere, la cosa più importante a questo punto che tutti si domandano è annunci da parte di membri della Fed di terminare gradualmente il quantitative easing, prima o poi ovviamente lo dovranno fare. La fermo su questo passaggio, prego. Abbiamo la sigla, riprendiamo proprio da questo dibattito sulla Federal Reserve. Marco Casella con noi da New York, allora il dibattito è aperto anche se insomma, la comunicazione che sta arrivando anche sulla stampa finanziaria, sull'operato della Fed e sulle prospettive di politica monetaria sta già mettendo il mercato nelle condizioni di potersi attrezzare, no? Sicuramente cercheranno tutti i modi possibili, l'uscita ci dovrà eventualmente ovviamente essere, ma cercheranno di farlo nel modo più graduale possibile e anche in termini di comunicazione nel modo più soft possibile, per questo che i mercati ovviamente avranno modo di aggiustarsi gradatamente a questi cambiamenti, avranno delle difficoltà ovviamente, ma riteniamo soprattutto nel mercato del fixed income più che nel mercato dell'equity. Può spiegarci meglio? Sì, sicuramente il mercato equity secondo noi continuerà comunque a far bene, ci potranno essere ovviamente degli storni del breve periodo, queste sono cose normali assolutamente, però ricordiamo che c'è ancora tantissima liquidità e non ci sono molti posti dove investirla. Dal punto di vista invece del fixed income ovviamente i tassi sono tenuti bassi in modo molto artificiale, quindi molti money manager si stanno già attrezzando per eventuale uscita riduzione o termine del quantitative easing per ridurre alcune esposizioni nel reddito fisso e riaggiustare all'interno della curva del reddito fisso le loro posizioni. Questo lo stiamo già iniziando a vedere appunto nel mercato più del reddito fisso da parte dei fund manager che dei fund manager da parte dell'equity. Ecco, gli hedge fund che ruolo hanno in questa fase secondo lei? Sicuramente molto importanti, gli hedge fund ricordiamo che muovono grandissimi capitali e hanno anche un ruolo molto importante ovviamente anche le banche perché sono quelle che movimentano ancora forse più degli hedge fund per quanto riguarda il reddito fisso e quindi sicuramente sarà molto importante vedere le reazioni di questi grandi money manager, per questo la Fed è fondamentale che abbia soprattutto termini di comunicazioni molto molto efficienti in modo da evitare che tutti facciano la stessa cosa allo stesso momento e quindi momenti di alta volatilità. Per il momento ci sta riuscendo abbastanza bene, vedremo cosa succederà ovviamente nei prossimi mesi, questo sarà molto importante da valutare. Certo, la ringrazio, grazie per i commenti di Marco Casella, GC Group Capital, Managing Partner, buon lavoro, a presto. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Qualche istante e poi torniamo sui titoli.